qualcosa di molto più complesso, molto meno lineare, molto meno puro che il processo di spiegazione scientifica. Nel momento della spiegazione scientifica io posso curare tutti i passaggi in modo da costruire una catena inferenziale valida, ma il momento in cui vado a farla la scienza, a conoscere il problema, a risolvere le domande che mi pone il problema, intervengono fattori che sono logici ma anche non logici. Ed è interessante che questa posizione, questa distinzione tra il momento della ricerca e il momento della esposizione del conoscere scientifico, non solo è presente in Hegel, è presente in Marx, ma è presente anche in Freud. C'è un breve testo di Freud in cui appunto lui differenzia il modo di procedere dell'analista nel corso della seduta analitica, in cui fa affidamento, per esempio, all'intuizione, segue con un'attenzione distratta il paziente, c'è qualche cosa in quello che dice il paziente che lo colpisce, allora nota questo, non lo sa perché lo ha colpito quello, lo registra. Poi mano a mano viene costruendosi una catena per cui quel qualcosa che l'ha colpita acquista un senso e quando nel momento di un congresso scientifico deve esporre la sua esperienza curativa, allora può formulare un discorso strutturato in modo logico-deduttivo in cui tutti i pezzi si collocano. Però l'esperienza effettiva di conoscenza non è stata, È stata non ha frutto anche avuto, dell'intuizione. ecco, non ha avuto questa forma. È un Ora, po' come, perdone, come quando si dice in matematica, in geometria, che ti fanno delle figure perfette, dei triangoli, dei quadrati, e che nella realtà non esistono. Però lavorando su quelle figure tu ottieni comunque dei risultati oggettivi. O almeno la prima scienza, insomma, voglio dire. direi al contrario, cioè tu non puoi fissare un modo per conoscere, perché il conoscere, cioè la risposta al problema che ti si pone, ti può venire in mille modi. Razionali, non razionali, intuitivi, discorsivi, eccetera. Quello che conta è che quando tu renderai conto della tua teoria, invece questa teoria abbia la forma logicamente valida. No? Questo è importante, dico, anche politicamente, perché ovviamente significa di nuovo che quello che pretende di dedurre dalla teoria marxista la linea politica non ha capito niente, perché invece la linea politica è proprio qualche cosa che tu devi andare a trovare nell'esperienza, ricorrendo a tutti i trucchi che l'esperienza ti consente, anche l'intuizione, per esempio. Quindi ecco, mi pare importante questo fatto che la problematica che Marx si pone, certo ha base hegeliana, però certamente corrisponde a una problematica intorno alla logica, alla procedura della logica, intorno alle matematiche, che sta nell'aria. E che mano a mano produrrà appunto nuove matematiche, nuove geometrie e produrrà quel fenomeno fondamentale che poi noi ritroviamo in Hegel e in Marx, e cioè
la matematica dell'infinito, della centralità del momento infinito. In Hegel e anche in Marx questa centralità acquista il doppio aspetto del infinito potenziale e infinito attuale. Per infinito potenziale, l'esempio più ovvio è quello della serie dei numeri naturali. Pronto? La serie dei numeri naturali. Siamo dentro? No, non so se entra qui. Non cacciato. Come noto, questa serie né comincia con 1 né comincia con 0, perché prima dello 0 ci sono i numeri negativi. Non sentivate? Ci sono i numeri negativi, poi c'è lo 0 e poi l'infinito dei numeri positivi, quindi l'infinito potenziale ha questa caratteristica di non aver termini, no? Storicamente sappiamo che perché si arriva, dico già con Aristotele per esempio, o con Platone, a fissare dei principi primi, perché il corso all'infinito viene rifiutato. Per fondare questo devo riandare a quest'altro, per fondare quest'altro devo riandare a quest'altro ancora, non lo smetto mai. Allora, ecco, il punto di inizio viene fissato convenzionalmente in questo principio. E di qui si deduce. Buonasera. Ciao. E deducendo hai la verifica del principio se la deduzione ti consente poi di rispondere al problema determinato. L'infinito attuale invece è un'altra cosa. L'infinito attuale è immaginiamo. No, wow. Ma ci vedete? Noi vediamo te e ci basta. Un illumino di mezzo. Brava. Perché vi avete fatto, ora ve lo do a questo, così lo sapete. Facciamo questo due giornate di danza. Mi rosso un po'. Vedete, voglio illuminare. Grazie. Io vorrei raccontare. No, danza. C'è un'altra danza. No. Questa è un libro di grande. Immaginiamo di costruire una classe logica, no? La classe logica, che so, di tutti i processi inferenziali, la classe logica di tutti gli A, va bene? Ora, questa classe logica è per definizione infinita, nel senso che ha membri infiniti, però determinata, perché se il membro non è A ma è B, è fuori dalla classe logica. Allora è una situazione per cui hai un infinito che è circoscritto da un confine. Per esempio, hai una forma logica di movimento di un sistema sociale. Questa forma logica di movimento di un sistema sociale, di un modo di produzione, può dar luogo a un numero indefinito di processi. Però questi processi hanno tutti da avere una determinata caratteristica per cui rientrino in quella classe. Allora l'infinito attuale è appunto un infinito circoscritto, è un paradosso per così dire, no? Che consente anche, che consente per esempio anche l'altro paradosso della somma di infiniti, della sottrazione di un infinito dall'altro, non c'è la matematica tanto.